Buongiorno a tutti. Allora, magliettina come sempre, facciamola vedere. Tac. Eccoci qua. Allora, non ho fatto in tempo a dire, ho un attimo di calma. Stasera, o adesso è mercoledì, alle 21 ci sarà la finale, terzo e quarto posto della Coppa d'Africa. Venerdì c'è la finalissima, poi inizierà l'ICC. Poi inizierà l'ICC. Grave errore, perché l'ICC, International Champions Cup, è iniziata nella nottata di oggi alle 3. C'è stata la prima partita, orario ora italiana, perché poi siamo in Asia, quindi sono le 9 di sera, presumo. C'è la differenza di fuso. Quindi da noi arrivano dopo. Prima il sole sorge di là e poi arriva di qua. E quindi c'è stata la prima partita Fiorentina Chivas di Guadalajara. Quindi andiamo a vedere quello che è successo. Sono riuscito a vedermi 20 minuti, gli ultimi 20 minuti. Mi sono visto tutti gli highlight, quindi 12 minuti rotti di highlight, quindi commentini, migliori in campo, eccetera. Quindi un po' sono riuscito a vederla. L'altra è stanotte, alle 5, anzi stamattina, domani mattina, giovedì alle 5, Bayern Monaco, Arsenal, se non sbaglio. Se non sbaglio, comunque gioca il Bayern Monaco contro una squadra inglese. Se non erro è l'Arsenal. Comunque, andiamo a parlare di Fiorentina Chivas, che mi sono dilungato anche troppo. Abbiamo subito un'occasione per Simeone, si fa per dire, perché gli arriva un cross basso dalla destra. Lui ha davanti il difensore che si frappone, gli dà un rusone per intenderci, cioè levati. Però la palla passa, lui, siccome stava spingendo il difensore, la tocchicchia così, o comunque la palla passa in mezzo a loro due e viene tocchicchiata da un po' da lui, un po' dal difensore che sta volando a terra e termina sul fondo. Comunque, subito, occasioncella. Occasione anche per il Chivas, ma Brizuela su un bel cross dalla sinistra. Sì, dalla sinistra. Arriva, la tiro, la tiro, la tiro, arriva in scivolata, la tira sul fondo, nettamente. Era un po' in condizioni precarie perché si è inserito in corsa sul pallone, quindi era lì. Per di più un pallone che arrivava dalle sue spalle, non era semplicissimo, non era un cross che ti arriva per così. E quindi la ciabattata, come dicevo una volta, il buon Pizzul. Ma attenzione, perché poi subito dopo, al 25esimo, il Chivas passa. Tiro di Lopez, io me l'ho segnato praticamente da casa sua perché sembrava che avesse tirato dai 40 metri, invece vabbè, diciamo che ha tirato intorno ai 20, tra i 25 e i 30 metri. Ceccherini gli si pone davanti e salta, la palla gli picchia sullo stinco della gamba sinistra o comunque sul piede, da quelle parti, nelle zone basse della gamba per intenderci. Leggera deviazione. Che però Dragoschi rimane un attimino come un pinocchietto e si tuffa in ritardo, palla che sì, termina nell'angolino alla sua destra, però lui praticamente il tiro, ripete, dai 30 metri, la deviazione di Ceccherini è fuori area, quindi ai 20 metri circa che il pallone arrivi in porta, il tiro può essere anche forte. Però se ti tuffi un attimo, invece è rimasto sorpreso, quindi non ha fatto quel passo verso l'angolo, si è tuffato soltanto e non ci è arrivato. Quindi 1-0 per il Chivas, un po' fortunoso però. This is football. Poco male, 3 minuti dopo, calcio di punizione dalla destra, lato tre quarti campo della metà campo del Chivas. Palla spostata proprio sulla destra della tre quarti, cross di Terzic in mezzo all'area. È bravo Simeone a inserirsi sul primo palo, colpire di testa, schiacciarla e metterla nell'angolino.
dormita, diciamo, della difesa del Chivas, che l'hanno lasciato proprio, cioè l'attaccante è quello che va marcato più di tutti, invece l'hanno lasciato proprio entrare in area e colpire solo Soletto. Dopo il gol la Fiorentina giustamente fa, magari hanno subito il colpo, proviamo a passare in vantaggio. C'è un cross basso di Benassi da sinistra, la palla viene deviata da un difensore che anticipa il giocatore della Fiorentina, arriva Simeone che la controlla, tiro a giro verso la parte sinistra del palo difeso dal portiere, che vola e respinge a tutta la doppia mano, il pugno, comunque con le due manine, così va a deviare il tiro. Poi c'è ancora la Fiorentina in attacco e stavolta è Benassi che su un bel pallone filtrante, un po' troppo lungo, leggermente troppo lungo, ci arriva con la punta del piede in scivolata, però il portiere gli è uscito incontro e riesce a respingere il pallone. Subito dopo c'è il clamoroso rigore per il Chivas, perché c'è un tiro di Molina dai 20-25 metri. A parte che fa andare per le terghe i difensori con una finta, perché finta il tiro, il primo giocatore della Fiorentina si butta in scivolata e lui invece non ha tirato, quindi lui irride, per intenderci. Poi tira finalmente, la palla passa e c'è praticamente Terzic che ha il braccio così, in questa posizione qui, però è girato, la palla gli rimbalza addosso e per l'arbitro è calcio di rigore. Sapete benissimo che ormai o stanno con le braccia così, o se no anche solo se sono con l'aletta leggermente allargata, è calcio di rigore. E qui siamo alle comiche, perché batte Pulido, già il nome è tutto un programma. Corre, saltino prima di tirare e poi calcia. Avete presente un po', non so se era Zaza che ha fatto quel saltino, ecco, uguale, solo che lui lo tira alla sinistra del portiere, un tiro senza, cioè praticamente ha preso la rincorsa, poi ha fatto sto saltino che gli ha tolto tutto l'abbrivio della rincorsa e poi ha calciato, ma potenza zero, angolazione minima. Quindi Dragoschi si è tuffato comodamente alla sua sinistra e gliel'ha stoppato come bere un bicchiere d'acqua. Comunque un bel primo tempo con qualche occasioncella da una parte e dall'altra. I ritmi non sono altissimi, però si è visto un discreto gioco e qualche fallettino di troppo, ecco, perché comunque il Chivas, squadra messicana, sono calienti, per intenderci. Nel secondo tempo, dopo 7 minuti, passa subito in vantaggio la Fiorentina. Lancio lungo per Benassi, come al solito, un grande giocatore di inserimento, veramente, sa inserirsi sempre molto bene. Stavolta lancio lungo, lui arriva col piattone a colpirla al volo, ma il portiere gli è uscito incontro e la respinge col corpo, con le mani, comunque gli tira addosso, per intenderci. La palla torna indietro, arriva Sottile al limite dell'area. Sottile entra in area, il difensore gli si fa incontro, lui cosa fa? Con il piede blocca il pallone dove vuole andare sul fondo, lo stoppa, torna indietro, fa una mezza luna per intenderci e calcia verso il palo opposto alla destra del portiere, un tiro perfetto, proprio un colpettino di biliardo, palla sul palo, quindi in rete. Fiorentina 2, Chivas 1. Poi abbiamo ancora Simeone che la fa grossa, perché ben lanciato, controlla il pallone, poi fa un altro tocco che non si è capito perché cavolo l'hai toccata un'altra volta la palla, se la allunga letteralmente troppo e il portiere la prende, ringrazia e gli fa ciao ciao. Poi ci prova Zulkowski sempre per la Fiorentina, un bel tiro, era centro-sinistra dell'area di rigore, prova il tiro sul palo alla destra del portiere, la palla termina sull'esterno della rete, molto vicina all'incrocio dei pali. Dà quasi l'illusione del gol, perché sapete, quando la palla tocca all'esterno della rete sembra sempre gol, ma non lo è. Poi c'è un'occasioncella per il Chivas, un calcio di punizione dal limite, ma Dragoschi vola alla sua
sinistra a deviare. E poi dopo, vabbè, c'è da segnalare la mega traversona che ha preso Vlahovic, che devo dire è entrato molto bene in partita. Prima ha preso una traversa clamorosa e poi ha avuto un'altra occasione dall'attacco sulla destra, è entrato in area, ha provato il tiro a giro, non era angolatissimo, però era forte, il portiere l'ha respinto. Per il resto poi c'è un altro tiro del Chivas sul fondo, un'altra occasioncella del Chivas, ma il portiere comodamente la respinge. Alla fine della fiera, vittoria abbastanza meritata della Fiorentina. Devo dire che il Chivas però non ha mollato fino alla fine, ha sempre provato a pareggiare, anche se facevano molto possesso palla, molto sterile, sempre passaggini, 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 poi cercavano qualche filtrante, ma poca roba, ecco. Se vogliamo è andata più vicino la Fiorentina al terzo gol che non loro al pareggio. Però partita interessante, aspettiamo le prossime. È iniziata l'International Champions Cup. La gente si lamentava, siamo senza calcio, poi i miei colleghi nerazzurri, no, non posso stare senza lì. Io francamente, se c'è calcio e ho tempo di vederlo, eccetera, ben volentieri. È logico, non posso vedere tutto. Stanotte alle 5, non so se riuscirò o meno a vederla alle 5 o se vedrò il replay al pomeriggio, devo vedere a che ora è, ma credo che non ci siano problemi. E piano piano commenterò, come ho fatto con gli altri tornei, le partite dell'ICC. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, credo che questo video per le 7:30 dovrebbe essere online. E poi ci vediamo per i prossimi. Ciao!